bisogna evitare così di non abbordare tutto. Si passa la volta. La parola segretaria. Chiedo scusa, intanto mi pare opportuno precisare che non ci sono state delle controindicazioni affinché avvenga la ripresa da parte dei presenti, altrimenti. Dopodiché, preso atto di questo, del consenso affinché ci sia questa registrazione, è importante. Diciamo, nel momento successivo può anche avere il nostro effetto. Dobbiamo passare adesso al voto, cioè alla convalida degli eletti. Noi abbiamo le dichiarazioni da parte di tutti, cioè tutte le interessate hanno depositato le loro dichiarazioni ai sensi delle leggi sul testo unico del pubblico impiego, ma anche ai sensi del decreto legislativo successivo, quindi la Severino, eccetera. Ora si vota sulla convalida, salvo che non ci siano degli interventi preliminari, dopodiché se non ci sono interventi preliminari si nominano due scrutatori, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, e si procede al voto. Come al solito, non so se è stato attivato il voto elettronico, no, quindi come al solito facciamo per alzare di mano o in piedi, o per sì, chi vota no, eccetera. Presidente. Quindi allora si può passare alla votazione che capo all'ordine del giorno. Quindi nominiamo i due scrutatori, prima Rinaldi ed Elena Mignani per l'opposizione. Quindi hanno solo il compito di contare la seguita. Quindi per quanto riguarda il capo all'ordine del giorno, chi alza la mano su questo capo ti vuol dire che tutto ha fatto la sua dichiarazione. O se avete qualche cosa da dire o da dichiarare, in questo momento lo potete fare. Quindi allora passiamo al secondo capo all'ordine del giorno. Giuramento del sindaco. Il presidente riferisce. L'articolo 50 del comma 11 del testo unico sull'orientamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo di 18 ore del 2000, numero 266, dispone che il sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento e giuramento di osservare le ammende della Costituzione italiana. L'articolo 41 dello statuto del comune stabilisce che il sindaco presta giuramento nella prima seduta, subito dopo la chiamata degli eletti. Con la presentazione del giuramento il sindaco assume la pienezza delle funzioni così come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 21/5/1997, la quale specifica che copia del verbale della seduta consigliata contenente il giuramento del sindaco deve essere inviata al prefetto in relazione alle funzioni del sindaco in qualità di ufficiale di governo. Di cura di articoli 14 e 54 del decreto del legislativo 267 del 2000. Il giuramento è adempimento vincolato nella forma delle espressioni della legge, non potrà essere effettuata una dichiarazione diversa, modificata ed ampliata. Il sindaco non era detto in piedi alla presenza del Consiglio Comunale, anche se in piedi pronuncia sempre questo giuramento. Giuro. Giuro di osservare, Presidente, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Diamo la parola al sindaco Cagliari.
Pasquale Fiscio. Allora, le ragioni di questo consiglio, che hanno ovviamente altri capi importanti all'ordine del giorno, mi impongono la brevità, perché ormai in parole ne abbiamo consumate tante, però alcune cose mi sembra opportuno dirle, soprattutto nel rispetto profondo che nutro da sempre per quest'Aula. Grande rispetto per i consiglieri eletti, ruolo al quale io con orgoglio ho fatto parte in questi anni, cercando e sforzandomi di rispettare la Costituzione italiana e di rispettare chi ha governato, chi governava questo paese. Un ruolo difficile, soprattutto quello del consigliere di opposizione. E a voi, egregi amici, rivolgo l'appello che è quello di vigilare in maniera attenta sugli atti che noi metteremo in campo, ma di non far mai mancare la collaborazione che merita questo paese. Io, la mia giunta, il consiglio di maggioranza si sforzerà, cosa che già sta facendo, per rendervi facile il vostro compito, per far sì che si abbassi quel ruolo di vigilanza e aumenti quello di collaborazione. E per fare questo sarà duro, ma sicuramente necessario mettere in campo atti che siano atti produttivi di effetti per la città. So perché conosco gran parte di voi, sia perché con loro ho condiviso, e anche con Andrea, esperienze di consiglio precedenti. So che voi non farete mancare lo scontro duro laddove quegli atti non sono in linea con gli interessi della città, ma so anche che siete uomini e donne responsabili e non farete mancare il vostro sostegno qualora quegli atti vanno nel segno dell'interesse pubblico. Vi dico, e voglio precisarlo perché già l'ho fatto in una conferenza stampa, questo sindaco e questa amministrazione ha già messo in atto un processo necessario a nostro avviso, che è quello di ridurre i compensi sia personali che quelli dell'amministrazione del 30%. Devo dire con rammarico, ho dovuto leggere da Facebook che in realtà questo è un atto dovuto. Non è così, è un atto assolutamente volontario, perché noi fortunatamente non siamo ancora in uno stato di predissesto. Sarebbe stato obbligatorio se noi fossimo in uno stato di predissesto, e non lo siamo. Non lo siamo e dobbiamo scongiurarlo, perché è evidente che questo è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere in questo scorcio di anno. Il commissario prefettizio, che io già ho ringraziato alla conferenza stampa e ne approfitto per ringraziarlo in un posto, nell'unico luogo ufficiale, con consiglieri di maggioranza e di opposizione, ha già approvato il cosiddetto bilancio lacrime e sangue. Mancano pochi mesi, fino a dicembre 2016, lo sforzo che noi dobbiamo ancora compiere è quello di mettere in equilibrio i dati del bilancio e cercare di evitare che nel 2017 il Comune di Casoria subisca il predissesto. Abbiamo trovato delle casse che, come dicevamo già in conferenza stampa, hanno tuttora delle difficoltà. Ci sono tanti crediti che non sono stati riscossi, appunto i quali probabilmente inesigibili, e su questo si dovrà misurare l'impegno di questa amministrazione, così come su tutte le altre questioni che noi andremo ad affrontare, sia per la vigilanza, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda la stessa società partecipata, che anzi associo unico per essere chiari, che è Casoriadini, con i quali in questi 20 giorni ne abbiamo avuto in tutti i settori delle grandi e importanti interlocuzioni, tutte volte a segno di dover normalizzare questo paese, che è l'obiettivo che noi ci dobbiamo dare come maggioranza, ma soprattutto come opposizione. Io ripeto, e questo anche perché il capo successivo sarà poi quello della presentazione della giunta, noi avremo modo, e questo sarà, diciamo, il mio prossimo obiettivo, di fare una più estesa relazione con la famiglia. L'obiettivo è quello di sottoporre al voto del Consiglio. Non è questa la sede, non era giusto che fosse questa la sede, ma sarà uno dei primi appuntamenti settembrini, nei quali noi intenderemo, magari anche alla luce dei
diciamo, del lavoro già svolto, tracciare un po' la linea di quello che abbiamo già fatto eventualmente e di quello che intenderemo fare nei mesi successivi. E su quello io chiederò poi il voto di fiducia del Consiglio. Però, giusto per una questione, diciamo, sempre nell'impegno che mi sono dato di essere sintetico, è evidente che una parola me la dovete far dire anche sulla Giunta. Dei giovani, delle persone che dopo sarà ufficialmente presentata, dei giovani che professionisti che hanno poi contaminato con un pizzico di esperienza la squadra di governo. Allora io rivolgo lo stesso in bocca al lupo ovviamente, che rivolgo anche a me stesso e alla città. Sono convinto che siano, ne hanno dato già anche dimostrazione, siano persone che hanno voglia di fare, almeno quanto il loro sindaco, e che diciamo insieme, come una squadra, come una vera squadra, si riesca a comprendere qual è il livello della difficoltà, ma si riesca a comprendere qual è la possibilità, io dico la certezza, di raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi, e con questo concludo, a loro va il mio bocca al lupo. Lo stesso rivelo che rivolgo a me stesso, ma che soprattutto, lasciatemi dire, rivolgo alla nostra città, sperando che l'impegno, la passione che mi ha sempre animato stavolta sia quella giusta per poter rendere questo paese un po' più normale e iniziare quella rivoluzione così che abbiamo promesso in campagna elettorale. Grazie a tutti.